Benvenuti a Il Fazzello News, il videogiornale degli studenti. Questo numero è dedicato alle tensioni internazionali scaturite dall'invasione russa in Ucraina e alle conseguenze sul concetto stesso di pace. Lo faremo con servizi, riflessioni ed interviste. Prima di cominciare, vediamo insieme il nostro sommario. Con questo numero del Fazzello News improntato sulla guerra in Ucraina, la nostra scuola partecipa al 50° concorso nazionale della sezione italiana dell'associazione La scuola come strumento di pace. La pace, come principale modello di riferimento della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo l'articolo 11, che vede il nostro paese ripudiare la guerra come strumento di offesa o come mezzo per risolvere le controversie. L'educazione alla pace attraverso il rispetto dei diritti umani, ma anche della stessa legalità, dagli insegnamenti della storia agli spunti di riflessione di oggi, con una comunità internazionale sconcertata da quanto sta accadendo. Questa guerra, tra le tante emergenze, sta mettendo in evidenza anche le conseguenze sui bambini e sui minori in generale. In discussione finiscono il diritto allo studio e alla cittadinanza. Per fortuna non mancano le iniziative di solidarietà. Fin qui dunque i titoli del nostro videogiornale di oggi. Cominciamo subito con l'editoriale del nostro direttore responsabile, Lorenzo Pio Barbera. Riapre battenti la redazione del Fazzello News, dopo la prima edizione durante il piano estate 2021. Si tratta di una nuova edizione incentrata sul 50° concorso nazionale della sezione italiana dell'associazione EIP, Ecole Instrument d'Epée, nell'ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della propria fondazione, nel 1972. Il suddetto concorso nazionale, indetto in accordo con il Ministero dell'Istruzione, ha per tema i principi di educazione civica e i destinatari sono le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie. I principi universali di educazione civica su cui si basa tale concorso sono stati elaborati a Ginevra nel 1968 dai fondatori dell'associazione Jean Piaget e Jacques Mouletaler e sono quelli di una scuola a servizio dell'umanità, che apre a tutti i fanciulli del mondo la strada della comprensione reciproca. Una scuola che educa al rispetto della vita e degli uomini, alla tolleranza, qualità che permette di accettare negli altri sentimenti, modi di pensare e di agire diversi dai propri. Scuola che sviluppa nel fanciullo il senso di responsabilità nella corretta comprensione e gestione del progresso tecnologico-scientifico. Una scuola quindi che educa il fanciullo all'altruismo e alla solidarietà. E che deve fargli capire che la comunità non può progredire senza sforzi personali e la collaborazione attiva di tutti. Alla luce del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, questa edizione sarà incentrata su temi che faranno riferimento alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, in particolare su quelli che riguarderanno il tema della guerra, e puntualizzando in particolare come essa significa privazione di tali diritti affermati in questa importantissima carta. Tratterà altresì all'interno della nostra scuola come è importante trattare valori come l'importanza della giustizia, della pace e della solidarietà. Si cercherà di far comprendere a noi tutti che ripudiare significa non riconoscere come lecito lo strumento della guerra, mai, in nessuna occasione, e che è necessario il nostro impegno per promuovere la pace e la giustizia tra le nazioni. Pace e giustizia non a caso sono accostate. La pace non è assenza di guerra, ma è prima di ogni cosa promozione della giustizia. Giustizia e pace, infatti, nascono nelle nostre relazioni quotidiane, nelle parole che diciamo o non diciamo, nei gesti che compiamo o non compiamo, nelle decisioni che prendiamo o non prendiamo. A noi giovani studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado ci viene chiesto di essere costruttori di pace e di giustizia all'interno della nostra quotidianità. Quello che spetta a noi giovani di essere costruttori e sognatori di pace nel nostro quotidiano, così il nostro impegno sincero non sarà vano. Abbiamo chiesto al nostro dirigente scolastico, professoressa Giovanna Pisano, di commentare il ruolo della scuola nei processi di formazione, di una coscienza collettiva positiva che indica la direzione della speranza per il futuro. L'intervista è di Luca Palagonia. Preside, la scuola è un luogo di educazione alla convivenza civile e un luogo di pace. Quali sono gli strumenti di cui essa si serve? Sì, la scuola è veramente per elezione il luogo dove che si educano le nuove generazioni ai principi del rispetto di se stessi, rispetto per gli altri, rispetto per l'ambiente che ci circonda e tutto ciò è a fondamento, è alla base di un'educazione alla cultura della pace. Oggi più che mai questo è necessario, non è sempre stato.
perché le varie discipline, lo studio delle stesse, sia esse umanistiche che scientifico-tecnologiche, è volto proprio a far riscoprire all'interno di ogni ragazzo la necessità di vivere, di crescere, nel rispetto, come dicevo, di se stessi in primis, ma anche degli altri, di chi ci sta attorno, dell'ambiente. E questo lo si fa sia dal punto di vista studiando le discipline scientifiche che ci aiutano a conoscere il territorio, conoscere il mondo biologico che ci circonda, ma con l'obiettivo di preservarlo, di rispettarlo, sia con le discipline tipicamente tecnologiche, perché le tecnologie devono essere usate nella maniera buona proprio per favorire il progresso e lo sviluppo, e sia quelle delle materie umanistiche, perché lo studio della cultura, delle culture antiche, ha proprio come finalità il far riscoprire quello che l'uomo ha dentro di sé, i suoi valori, valori che deve mettere a servizio degli altri. Vediamo adesso in che modo Lorenzo Pio Barbera e Cristina Cucchiara hanno analizzato il tema per noi centrale dell'educazione alla pace. Può partire il servizio. Ragazze, ragazzi, bambine e bambini. A seguito dell'aggressione militare della Russia ai danni dell'Ucraina, il comunicato stampa del ministro Bianchi del 24 febbraio 2022 invita a riflettere assieme alle scuole, alle studentesse e agli studenti, a tutto il personale, sull'articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione, e alla base della nostra Costituzione c'è la pace, che è un valore irrinunciabile, dichiara il ministro. Le nostre scuole da sempre mettono al centro del percorso educativo questi temi e responsabilmente educano le nostre ragazze e i nostri ragazzi a una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra. Sia la pace il tema della nostra riflessione comune e del nostro essere scuola insieme. Eccellente idea quella del signor ministro di invitare la scuola, luogo per eccellenza di libera formazione del pensiero critico, a riflettere sulla centralità della pace e sull'articolo 11 della Costituzione. Eccellente invito da accogliere senz'altro. Le ricerche scientifiche e pedagogiche degli ultimi decenni sostengono che esiste un valido motivo per far perfezionare e crescere la comprensione e la pratica dell'educazione alla pace nelle scuole e per garantire e permettere alle scuole di svolgere un ruolo cruciale nel promuovere gli obiettivi della pace. Dopotutto, le scuole non solo forniscono conoscenze e abilità, ma permettono di costruire competenze che danno anche forma a valori, norme, atteggiamenti e disposizioni sociali e culturali. È stato dimostrato che gli interventi di educazione alla pace nelle scuole determinano un miglioramento degli atteggiamenti e della cooperazione tra gli alunni e una diminuzione della violenza e dei tassi di abbandono scolastico. Tuttavia, l'integrazione dell'educazione alla pace non è semplice. Lo spazio per l'educazione alla pace deve essere trovato all'interno dei sistemi esistenti, dove è possibile intraprendere un lavoro complementare. Il progresso dell'educazione alla pace all'interno di un contesto scolastico richiede un approccio e un processo sfaccettato. Non esiste una soluzione valida per tutti, ma ci sono alcuni principi e approcci chiave che sono necessari. Promuovere relazioni sane e una cultura scolastica pacifica. Affrontare la violenza strutturale e culturale all'interno delle scuole, tenendo conto del modo in cui l'istruzione viene erogata in classe. Collegare approcci di educazione alla pace incentrati sull'individuo e su risultati sociopolitici più ampi. Collegare l'educazione alla pace all'interno delle scuole alle pratiche comunitarie più ampie e agli attori non formali, come le organizzazioni non governative e le organizzazioni della società civile. Ove possibile, avere politiche e leggi educative che supportino l'educazione alla pace per raggiungere la piena integrazione nelle strutture scolastiche formali. Di conseguenza, gli approcci all'insegnamento dovrebbero consentire una corretta integrazione dell'educazione alla pace negli ambienti scolastici. C'è necessità di spostare l'attenzione sui valori all'interno dell'ambiente scolastico, creare ambienti di rispetto in cui i problemi vengano risolti pacificamente e vedere studenti e insegnanti come co-studenti.
È stata sottolineata l'importanza di investire in metodologie dinamiche partecipative, di creare comunità di pratica per aiutare gli studenti e gli insegnanti ad accedere al supporto di cui hanno bisogno. Vi è l'importanza di dare la priorità alla preparazione degli studenti e essere soggetti, persone in grado di capire il mondo e cambiarlo. Per grandi filosofi, pedagogisti come Aldo Capitini, tra i primi in Italia a cogliere e a teorizzare il pensiero non violento gandhiano, i principi essenziali dell'educazione alla pace nella scuola sono: educare alla diversità attraverso il dialogo e l'apertura reciproca, educare alla disobbedienza, intesa nel senso dello sviluppo dello spirito critico, educazione alla non violenza per uscire dal dualismo violenza-debolezza ed apprendere le tecniche del metodo non violento basato sull'uso del consenso-dissenso. Danilo Dolci in Sicilia ha attuato un discorso di educazione alla pace globale come sforzo di autoliberazione dalla violenza strutturale che interessa gli schemi psicologici, le strutture sociopolitiche ed i valori ormai fossilizzati per contrapporre un'azione educativa non violenta e costruttiva. Tutto ciò è ottenuto attraverso il metodo maieutico che si avvale del dialogo e della collaborazione dei singoli, superando il senso di isolamento dell'individuo attraverso lo sviluppo di un senso di responsabilità collettiva. Va infine ricordato Don Lorenzo Milani che parlava di educazione alla pace. Egli non possedeva uno specifico metodo educativo, ma cercava di collegare il senso di responsabilità del singolo con l'azione sociale, portando a combattere ogni autoritarismo e conformismo. È necessario quindi che la scuola offra ai giovani l'immagine coerente di luogo dove i diritti e le libertà di tutti nel reciproco rispetto trovino spazio di realizzazione, dove le aspettative dei ragazzi ad un equilibrato sviluppo culturale e civile non vengono frustrate. Per noi ragazzi, la scuola deve incentivare più di quanto stia facendo i seguenti obiettivi, in termini di educazione alla solidarietà, all'interculturalità, alla tolleranza e all'amicizia fra i popoli, all'educazione alla risoluzione non violenta dei conflitti, educazione alla legalità come lotta alla mafia, all'omertà, alla prepotenza e alla sopraffazione, come non cooperazione con l'illegalità, educazione ai diritti umani e a quelli dei bambini in particolare, educazione al consumo critico, ad esempio uso critico dell'automobile in collegamento con l'educazione stradale, creazione di una maggiore consapevolezza critica circa la pubblicità e il consumismo, analisi dell'impatto ambientale e sociale dei prodotti, per esempio del latte in polvere nel terzo mondo. Educazione alla comunicazione per la sensibilizzazione delle famiglie e dell'opinione pubblica, raccolte di firme, utilizzo dei media e delle reti informative per propagare idee di pace e iniziative di solidarietà. Conoscenza dei costruttori di pace, di storie significative come Gandhi, Martin Luther King, San Francesco, eccetera. Ricerca di poesie e testi sulla pace e la solidarietà fra i popoli da commentare, ma soprattutto da interiorizzare. Il periodo storico che stiamo vivendo è emblematico a tal proposito. Le immagini di bambini abbandonati, feriti, di donne incinte costrette a partorire tra le macerie in condizioni disumane, di padri che con dolore salutano i propri figli al confine con l'incertezza di quale sarà il loro futuro. Queste sono quelle immagini capaci di suscitare in ognuno di noi un'eminente richiesta di pace, di tregua dalla violenza e dalle atrocità che si susseguono giorno dopo giorno nei territori ucraini. Alle frontiere si respira la fame, il freddo e anche il pericolo di incorrere in reti criminali, estorsioni, adozioni illegali, avviamento al lavoro forzato e prostituzione. Una richiesta di pace assume sempre più valore e urgenza e numerose sono state durante queste settimane in tutto il mondo le manifestazioni che promuovono e sensibilizzano al valore inestimabile della pace. Ma soltanto grazie ad un conflitto di questa portata, come quello che si sta consumando in Ucraina, riusciamo a riflettere su quanto il rispetto tra i popoli, la democrazia, le libertà, la diplomazia e non la violenza siano fondamentali? Noi giovani riceviamo ogni giorno una miriade di informazioni, dalle più futili alle più importanti, ma a tematiche come la pace dovremmo essere sensibilizzati ogni giorno. La scuola detiene un ruolo fondamentale, quello di educare responsabilmente e doverosamente studentesse e studenti ad una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra, alla pace e alla giustizia, valori irrinunciabili e fondanti della nostra Costituzione.
La pace è uno dei concetti chiave della Costituzione della Repubblica Italiana, così come sancito dall'articolo 11. Un argomento al quale Elena Bonsignore e Clara Terlizzese hanno dedicato la riflessione che vi proponiamo. Secondo l'articolo 11 della Costituzione italiana si afferma che il nostro paese, l'Italia, rifiuta la guerra come strumento di offesa o come mezzo per risolvere le controversie, quindi non consente che si possa attaccare un altro popolo, ma è messa solo per difesa, affinché assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Negli ultimi giorni stiamo assistendo al conflitto tra Russia e Ucraina, che sta provocando morte e distruzione nell'est europeo. L'umanità è ricaduta sugli stessi errori e atrocità che hanno caratterizzato gli anni 40 e non solo. L'accaduto ha stupito il mondo intero, che dopo più di 70 anni in Europa di pace non si aspettava di certo un'operazione militare del genere. Stiamo vedendo ospedali distrutti, abitazioni rase al suolo, fughe disperate al paese sotto attacco e tantissime morti ingiustificate. Siamo tornati indietro, come se il passato non ci avesse insegnato nulla sui diritti umani citati anche dalla nostra Costituzione. L'Italia, insieme agli altri paesi europei, ha agito attivamente contro la guerra. Uomini e donne di ogni paese si sono mobilitati con aiuti umanitari, varie proteste, associazioni e organizzazioni intente ad aiutare i cittadini ucraini. Anche Sciacca si è mobilitata per l'accoglienza e il sostegno alla popolazione. 30 alloggi sono stati messi a disposizione da proprietari di immobili per accogliere altrettante famiglie ucraine. Ad oggi la situazione in Ucraina continua a rimanere critica. Infatti, numerose sono le città rase al suolo dai bombardamenti russi. Migliaia sono i civili uccisi, tra cui molti bambini e diversi casi di stupri e deportazioni. L'ostacolo maggiore per quanto riguarda la sfera diplomatica sembrerebbe essere la ferma volontà di Kiev di mantenere la sua integrità territoriale e la sua indipendenza. L'Unione Europea ha preso posizione a favore dell'Ucraina, adottando misure sanzionatorie di carattere economico ai danni della Russia. Di conseguenza il rublo ha perso gran parte del suo valore. Ormai sono difficili gli scambi commerciali con l'estero per la Russia e questo interferisce anche sull'economia dell'Italia e dell'Europa in generale. Anche il mondo dello sport ha subito delle ripercussioni. Il Comitato Olimpico Internazionale ha ritirato l'ordine olimpico a Putin per la violazione della tregua olimpica dopo gli attacchi in Ucraina e ha inoltre raccomandato alle federazioni mondiali di non invitare gli atleti russi e bielorussi nelle competizioni sportive internazionali. La guerra in Ucraina sta generando tanta commozione in tutto il mondo, soprattutto per le conseguenze che stanno subendo i minori e il mondo dell'infanzia in generale. Un tema sul quale vi proponiamo questo servizio di Simona Castiglione, Federica Colletti e Ilaria Portolano. 27 maggio 1991, l'Italia ratifica con la legge 176 la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e degli adolescenti, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di cui il nostro Stato fa parte il 20 novembre 1989. In particolare, uno dei principi fondamentali della Convenzione afferma che ogni bambino e adolescente ha diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e che gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini anche tramite la cooperazione. Attualmente però, a causa di guerre e conflitti strazianti, questo diritto viene negato a molti fanciulli. Molti perdono la vita, altri riescono a salvarsi. In questi casi però sono costretti ad abbandonare il proprio paese, spesso da soli, per cercare salvezza. L'Italia, in particolare la Sicilia, è la destinazione di molti minori migranti, dove si è avuta una particolare attenzione a questo fenomeno migratorio infantile per la prima volta nel 2016. In quell'anno, infatti, sono arrivati nell'Agrigentino numerosissimi minori stranieri, provenienti soprattutto dal Gambia, dal Mali, dalla Nigeria e dalla Somalia. Grazie alla legge Zampa del 2017, il sistema di accoglienza dei minori stranieri è stato perfezionato, soprattutto nel superiore interesse del minore, riconoscendogli i diritti fondamentali della nostra Costituzione e garantendo loro dei tutori tramite la creazione di un albo volontario. Ai microfoni Giusy Mangiaracina, assistente sociale, attualmente responsabile di una struttura che accoglie donne afghane. Ha descritto come avviene l'inserimento di un bambino migrante all'interno del sistema scolastico, sottolineando che questo sistema ha però manifestato numerose criticità, a causa probabilmente delle difficoltà all'approccio con le diverse lingue. Proprio per questo, nell'ultimo periodo, si è pensato di inserirli nei cosiddetti centri CPIA, Centri Provinciali di Alfabetizzazione per Adulti,
nei quali si sono create vere e proprie classi di minori stranieri con un programma strutturato al fine di raggiungere loro una licenza media. Soffermandosi poi sull'odierna situazione in Ucraina, ha raccontato della sua partenza, che sarebbe avvenuta il 19 marzo a Piszemisz, una città polacca al confine con l'Ucraina, per prestare sostegno e aiuto ai rifugiati ucraini. Nei comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago, grazie all'aiuto dei cittadini, alla raccolta di beni primari e alla disponibilità all'accoglienza di migranti ucraini, sono partiti dai due paesi il 19 e il 20 marzo due autobus umanitari che hanno portato medicine e prodotti di prima necessità, come cibo e indumenti, in Polonia, a Narewka e a Varsavia. Arrivati nei centri di prima accoglienza, i volontari hanno prestato assistenza e hanno fatto salire sul mezzo circa 40 profughi ucraini per portarli poi nei nostri paesi, dove numerose abitazioni sono già state preparate per loro. Gli autobus sono rientrati nel paese bellicino la mattina del 26 marzo. A bordo 39 profughi ucraini in fuga da Mariupol, Kharkiv e Chernihiv, tre delle città bombardate. Tra questi alcuni adolescenti e tre bambini di quasi un anno. Attualmente i bambini sono stati inseriti nelle strutture scolastiche di Montevago e Santa Margherita e sono stati accolti dalle maestre e da tutti i bambini dei due paesi limitrofi. La solidarietà sta avendo un ruolo fondamentale, con testimonianze straordinarie di altruismo, che rivelano per fortuna che nel mondo c'è tanta voglia di aiutare gli altri. In tale direzione ha avuto un ottimo riscontro l'iniziativa assunta da Aga Gavronska, che ha dato vita ad una raccolta di abiti, cibo, medicinali e denaro per i profughi dell'Ucraina. Ascoltiamola in questa intervista. Le notizie che ci arrivano dalla guerra in Ucraina hanno generato in tutto il mondo grande scalpore, però hanno anche dato vita a delle iniziative di solidarietà, a beneficio dei tanti profughi che sono stati costretti ad abbandonare la loro terra. Tra le tante iniziative che sono state organizzate, ce n'è stata una anche a Sciacca, promossa da Aga Gavronska. Sentiamo la sua testimonianza in questa intervista. Sì, anche medicinali, perché le donazioni hanno donato sia alle persone private ma anche i negozi o le farmacie, sì, le scuole, i supermercati. Abbiamo raccolto 12 pedane in totale, sì, dei beni. Cosa l'ha spinta a iniziare a fare questa raccolta? Siamo andati qua quando c'era la manifestazione organizzata dal comune di Sciacca, siamo andati in piazza come tante persone, siamo andati con i miei amici, con gli studenti, con i miei amici anche internazionali e abbiamo sentito anche questa necessità, questo dovere di fare qualcosa di più, di fare qualcosa più concreto. Visto anche che sono polacca, in Polonia tanti si sono organizzati fare delle raccolte fondi, abbiamo deciso di organizzare, di aprire qua la scuola per la raccolta. Przemyśl, la città vicino alla frontiera, proprio là sono arrivati i nostri beni, il camion che è partito da Capo Torlando, dove c'è stata organizzata una raccolta tutta la Sicilia, proprio là sono andati i beni e da Przemyśl sono andati poi in Ucraina. È stato organizzato tutto in un ex centro commerciale, sì. E là dentro c'era parte del magazzino dove arrivano i beni,
e vengono pure sistemati e poi trasportati in Ucraina. Poi l'altra parte dove dormono i profughi, dove vivono i profughi, cioè ci sono i letti, c'è una mensa dove mangiano, c'è anche una sala per i bambini. So che moltissime persone di Sciacca sono pronte a donare ancora. Ci saranno altre donazioni? Sì. Io spero possiamo organizzare un'altra raccolta, perché le persone mi chiedono e vogliono ancora donare. Io ho visto che c'è tanta solidarietà, ci sono tanti volontari, organizzazioni, però c'è ancora tanto da fare. E questo viaggio mi è servito anche a fare la testimonianza, venire qua a raccontare, ma anche capire, prendere diversi contatti, canali diretti, perché quello che è importante è anche un aiuto diretto. Infatti una parte dei fondi, dei soldi, abbiamo donato in un centro di accoglienza a Cracovia, dove ci sono le mamme con i bambini e loro hanno bisogno anche, stando là da un mese, adesso iniziano anche ad andare a scuola e ci sono diversi bisogni. Noi abbiamo comprato dei voucher per un supermercato, per una cartoleria, e con questi voucher loro compreranno le cose di prima necessità, ma anche le cose per la scuola, per i bambini. Va bene, quindi per la nuova raccolta come possiamo tenerci informati anche su una pagina social? Sì, abbiamo una pagina su Facebook che si chiama Sciacca per Ucraina e potete seguire là la pagina, dove potete vedere anche le foto, video, di quello che abbiamo fatto, la raccolta del nostro viaggio in Polonia. Potete vedere anche, c'è là, hanno scritto anche una bella lettera di ringraziamento per Sciacca, i bambini ci hanno regalato anche dei disegni, sono belle cose, belle immagini. E là metteremo anche dei post con le nuove iniziative che spero possiamo fare presto. Speriamo. Grazie mille per la disponibilità. Grazie. Questo numero del Fazzello News si conclude qui. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.